Una sconfitta che prima della gara sulla carta poteva anche starci, ma il 2-1 del Cesena al Valle Anzuca fa invece male al Francavilla, che ha tenuto testa la prima in classifica, salvo poi pagare a caro prezzo un errore individuale. Assenze importanti dall'una e dall'altra parte. Rachini deve fare a meno di Bedin e Banegas, oltre all'infortunato di lungo corso Palumbo. Angelini invece rinuncia a Benassi, Fortunato e Biondini. Solito 4-3-3 per il Francavilla, con Bellanca confermato a centrocampo ed il tridente Montagnoli, Dos Santos e Mancini. Dall'altra parte Ricciardo è supportato invece da Tola, Tortori e Alessandro. Mancini è il più attivo dei suoi nel primo tempo e lo fa vedere subito all'ottavo minuto, quando ruba palla a De Feudis e fa partire un tiro di poco alto sulla traversa. A squadre come il Cesena però non va concesso il minimo errore, ed invece al quindicesimo il cross di Danilo Alessandro premia Ricciardo, che è bravo a liberarsi della marcatura e portare avanti i bianconeri. 10 minuti più tardi Tortori vede l'inserimento di Campagna, che va al tiro col Mancino, di poco al lato. Ancora Cesena 3 minuti dopo, quando ci pensa un doppio spacco a dire di no, prima ancora a Campagna e poi, sulla respinta, ad Alessandro. 5 minuti prima di rientrare dagli spogliatoi, Mancini è ancora protagonista, quando raccoglie un assist di Samuel Di Renzo e prova di rovesciata a beffare Agliardi, attento però sul palo più lontano. Al 43esimo lo stesso Mancini va a terra con Valeri, che viene ammonito dal direttore di gara, mentre il Valle Anzuca chiede il rosso diretto per il terzino ospite. Rachini inizia la ripresa dando le chiavi del centrocampo a Mele e spostando sulla sinistra Milizia. La mossa dà i suoi frutti per il pareggio giallorosso. Montagnolo inizia l'azione, vede proprio Milizia largo sulla sinistra, che fa partire un cross al bacio che Dos Santos gira sul palo più lontano per il pari dei padroni di casa. Al 18esimo reazione del Cesena con Tortori, che entra in area e mette sul secondo palo per Alessandro, anticipato però in maniera provvidenziale da Samuel Di Renzo. E Bellanca poi a testare i riflessi di Agliardi, che risponde presente sul tiro del centrocampista giallorosso. Al 34esimo è ancora Francavilla, con Dos Santos che raccoglie un errore degli ospiti per partire in contropiede. L'attaccante dialoga con Mele, che gli riconsegna la sfera, ma Dos Santos poi viene chiuso in angolo. Il Cesena torna però avanti al 39esimo. Valeri, da calcio di punizione, indovina infatti l'angolino alla sinistra di Spacca, con palla calciata non molto forte che passa sotto la barriera. Il Francavilla però ci prova fino alla fine. Agliardi attento nel recupero, quando Boloca fa partire un tiro deviato messo in calcio d'angolo proprio dall'estremo difensore del Cesena. La gara poi finisce così, con il Cesena sempre più primo ed un Francavilla deluso dopo una buona prestazione. Mister, se ti avessero detto all'inizio perdi col Cesena, ci poteva magari anche stare. Perdi in questo modo? Ti lascia rammarico? Molto, molto. Una partita che secondo me, come l'avevamo preparata, cioè comunque sapendo di affrontare una squadra forte, però penso che purtroppo commentare una sconfitta del genere fa male, perché sul campo la mia squadra secondo me non meritava di perdere, però purtroppo un episodio ci ha condannati. Questo è il calcio. Penso che nel secondo tempo il Cesena non ci abbiamo mai messo in difficoltà, però andiamo ad analizzare una sconfitta che a me fa male. Ovviamente ai ragazzi non posso che dire che hanno fatto una grande gara, però evidentemente non basta, perché in quel momento della partita, che era veramente sotto controllo, abbiamo preso un gol assurdo. Il Presidente ha detto che i punti avete vinto voi. A me fa piacere che il Presidente abbia detto questa cosa. Io penso che abbiano visto tutti la partita che ha fatto il Francavilla. Secondo me è una partita bella, che nel secondo tempo non è andata mai in difficoltà. Però purtroppo nel calcio, come si dice, non vince chi merita i punti. Nel calcio purtroppo poi un episodio ti condanna, e oggi a noi è successo questo. E giocare per vincere tutte le partite è sempre complicato, sempre difficile, perché ci sono squadre molto attrezzate, molto forti come Francavilla oggi, e quindi vincere non è mai scontato, e quindi la partita di oggi ne è la dimostrazione. Però è una partita, e aver vinto questa partita è una partita molto importante, anche perché mancano sempre meno partite, manteniamo i punti di vantaggio, e Materica vince, sapevamo che in questo momento ha ripreso a marciare, quindi il campionato è ancora lungo, difficile. Quanto è difficile per voi tenere alta la concentrazione in un campionato che vi dicono dall'inizio che vincerete? Bella domanda. C'è un lavoro che parte da quest'estate, quindi non è così facile da spiegare. Il grosso merito va ai ragazzi, perché
sono bravissimi, ascoltano, si impegnano e quindi e questo è una gran cosa. Poi siamo una piazza importante, abbiamo tanti tifosi e una società che vuol far bene e quindi che ci spinge a giocare sempre per vincere come è stato oggi. Poi a volte spesso ci va bene ultimamente, altre volte meno bene come nel giorno d'andata, però e non è facile, non è che in due parole si possono spiegare queste cose.